Aprile del 2017 il documento di economia e finanza sostanzialmente fa intravedere, al di là di quella che è la spesa, il trend della spesa in termini assoluti, che la percentuale rispetto al PIL diminuisce fino al 2020 al 6,4%. E il 5 giugno, questo è un decreto a cui è stata data poca enfasi, è stato sancito che il Fondo Sanitario Nazionale viene decurtato per l'anno 2017 di quei 423 milioni di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma soprattutto che a partire dal 2018 questa decurtazione sarà pari a 604 milioni di euro. Rispetto a quello che viene programmato, quello che poi è la cifra effettivamente erogata è molto meno, ovvero sia rispetto alle varie previsioni del DEF, dal 2014 al 2018 sostanzialmente abbiamo perso circa 10 miliardi di euro, a cui vanno aggiungersi quelli del decreto 5 giugno del 2017. Siamo arrivati al settembre del 2017 con la revisione dell'aggiornamento del DEF, da cui si evince, come potete vedere voi stessi, che le previsioni di spesa sanitaria assoluta fino al 2020 rimangono sostanzialmente stabili, mentre nel 2020 la percentuale rispetto al PIL si riduce ulteriormente al 6,3%. Cioè, in altre parole, quando l'economia andava male la sanità pagava per ovvie ragioni, adesso che l'economia sembra riprendersi la percentuale di PIL alla sanità sostanzialmente viene ridotta. Tutto questo ci ha fatto retrocedere continuamente rispetto al confronto con gli altri paesi. Le tre colonnine indicano rispettivamente l'azzurro la spesa pubblica, la gialla l'intermediata e la rossa out of pocket. Vedete che come percentuale del PIL siamo sostanzialmente nella media dei paesi OCSE, però a destra abbiamo tutti i paesi poveri e a sinistra abbiamo tutti i paesi ricchi. Qualcuno sostiene che la percentuale del PIL non sia un dato affidabile. Bene, allora sulla spesa sanitaria pro capite la situazione peggiora ulteriormente, perché vedete che l'Italia scende addirittura sotto la media OCSE. Ma uno dei dati più inquietanti che mi permetto di portare alla vostra attenzione è questo: se noi prendiamo il periodo 2009-2015, l'incremento del finanziamento pubblico in Italia è ultimo in classifica, prima degli stati per i quali c'è stata sostanzialmente una riduzione. Quindi difatti è inevitabile, voglio dire, che in questi anni, per ovvie esigenze di finanza pubblica, la sanità è quella che ha pagato il conto più salato a tutti i livelli, quindi produttori, pazienti, organizzazioni sanitarie, regioni e professionisti sanitari. Rispetto ai paesi del G7 vedete che noi ci troviamo in una posizione un po' anomala, perché siamo sostanzialmente ultimi per spesa totale. Siamo ultimi per spesa pubblica, siamo ultimi per spesa intermediata, ma siamo secondi per spesa out of pocket, ovvero quella a carico dei cittadini. Diciamo un trend che dimostra sostanzialmente che da un lato si è investito molto meno in sanità, ma dall'altro non si è riuscito a trovare una soluzione adeguata per supplire a quelle minore tutele pubbliche che per ovvie esigenze di finanza pubblica sono venute fuori. Va però dato atto al governo che di fatto non si poteva fare diversamente, perché se andiamo a guardare i conti della Ragioneria Generale dello Stato, saltando la prima colonna di sinistra che si riferisce all'anno 2000, dal 2011 al 2015 sostanzialmente solo la sanità tra tutti i capitoli della finanza pubblica è quella che ha un segno negativo, perché tutti gli altri, servizi generali, protezione sociale, istruzione e difesa e altro, sostanzialmente hanno tutti dei segni negativi. D'altronde, se l'economia stagna, se siamo un paese con uno dei tassi di corruzione più elevati d'Europa e se sostanzialmente ci sono tutta una serie di altri problemi, la situazione poteva essere difficilmente diversa da questa. Uno degli elementi importanti, e questo credo che sia fondamentale da sottolineare, i conti adesso sono sostanzialmente a posto, perché se guardate questo grafico che viene sempre dalla Ragioneria Generale dello Stato, rispetto al finanziamento pubblico la linea azzurra, le colonnine invece rappresentano la spesa sanitaria corrente, a fronte del deficit di alcuni miliardi di euro che ci portavano dietro le spalle, adesso fondamentalmente i conti sono stati riallineati. Vado alla seconda parte e chiudo della mia presentazione. Questa è la fotografia della spesa sanitaria complessiva per il 2015. Vedete 112 miliardi di spesa pubblica, e 23, di cui il 23% è la spesa privata, di cui la maggior parte è out of pocket, e solo una piccola parte, vedete, intermediata. Questo è l'ultimo dato ufficiale della Corte dei Conti, quello che abbiamo utilizzato nel rapporto Gimbe. Adesso l'Istat ha aggiornato, ma il dato ancora non è stato certificato dalla Corte dei Conti, che nel 2016 siamo arrivati quasi a 150 miliardi di euro, con una spesa pubblica che diminuisce in percentuale e una spesa privata che aumenta, e nella spesa privata aumenta ancora di più la percentuale dell'out of pocket rispetto a quella intermediata. Il famoso modello a tre pilastri, che affidava i livelli essenziali di assistenza al finanziamento pubblico e poi prevedeva i fondi integrativi per la sanità collettiva e le polizze assicurative individuali, probabilmente non regge più, perché il finanziamento pubblico non riesce a sostenere tutti i livelli essenziali di assistenza, e quella legislazione frammentata che oggi regola
assicurazione e fondi integrativi sicuramente dovrà essere frutto di un oggetto di revisione normativo legislativa da parte del prossimo esecutivo. Le ultime slide sul trend della spesa autopocket, vedete che l'Italia si colloca sostanzialmente nella media europea, ma i dati, diciamo, sicuramente da prendere in considerazione anche ai fini decisionali, che siamo agli ultimi posti per spesa intermediata pro capite, quindi non riusciamo a costruire questo secondo barra terzo pilastro in maniera veramente integrativa rispetto al finanziamento pubblico. E anche andando a guardare la ripartizione percentuale della spesa privata, vedete che quasi il 90% della spesa privata è a carico dei cittadini e non riesce a essere intermediata né da fondi integrativi né da assicurazioni private. Su questo vale la pena fare anche delle riflessioni ulteriori, che saranno ovviamente destinate ad altre sedi, se realmente tutta questa spesa autopocket finisce veramente per fronteggiare le minori tutele pubbliche, oppure una parte di questa finisce invece per alimentare un consumismo sanitario che, anche a proposito di quanto diceva Alberto poco fa, non va a finanziare delle prestazioni ad elevato value e quindi rappresenta comunque una spesa tra virgolette per il consumismo sanitario. In questo contesto la grande operazione politica che ha portato in porto il ministro Lorenzini, quindi quella di riuscire a aggiornare i nuovi LEA, ampliando ovviamente in maniera importante il paniere delle prestazioni, se non si riesce a trovare la quadra dal punto di vista economico-finanziario, anche decidendo che cosa esce dai LEA e che cosa può essere finanziato dalla sanità integrativa, i nuovi LEA rischiano di non essere sostenibili e di rimanere, come abbiamo più volte ripetuto sulle pagine del Sole 24 Ore, un grande traguardo politico che però rimane a rischio di illusione collettiva, oppure, se preferite, un sogno. Grazie a tutti.